Un gemellaggio nel segno della solidarietà e nel segno della donna. Nel suggestivo scenario dell'antico castello di Senise, nel cuore del centro storico, la luce della vita che ogni donatore di sangue dona è stata al centro di una manifestazione promossa dall'Avis e che prima della tappa senisese ha interessato anche il comune di Valsinni. È stata la prima festa dedicata alle donne donatrici, nel segno di due figure storiche di epoche diverse, ma importanti personaggi per il territorio e non solo. Isabella Morra e Maria Barbella. Valsinni e Senise hanno così siglato, non solo metaforicamente, un protocollo, un'intesa, al fine di promuovere insieme azioni di coordinamento e di solidarietà nel nome della donazione. Presente anche il comune di Chiaromonte. Dopo il simbolico scambio delle targhe, spazio alla donna della serata, Maria Barbella, raccontata prima nel bel libro La signora di Sing Sing di Danna Pucci, ricercatrice e scrittrice, pronipote di una donna americana la cui storia si è intrecciata con quella di Maria, e poi messa in scena dalla compagnia Senza Teatro con Maria Barbella dal braccio della morte alla vita. Maria Barbella fu la prima donna alla fine dell'Ottocento ad essere condannata alla sedia elettrica. Lucana di Ferrandina, Maria era emigrata in America, dove aveva conosciuto un altro lucano originario di Chiaromonte, che senza dirle di avere già una famiglia in patria, le aveva promesso amore eterno e un matrimonio. In un impeto di ira mista d'orgoglio, un giorno Maria lo uccide. Un caso umano e politico, una storia che appassionò le cronache dell'epoca e che continua a far discutere anche oggi. Permettendo, voglio dire, poi i sindaci